Konami ha confermato la data ai nazionali, che ci saranno dall'8 al 9 giugno, e i duellanti si suddividono in due categorie. Chi ha accesso a un Fire Deck e chi invece non ce l'ha. Ma ci sono delle alternative budget per competere in questo meta dominato da Fire King e Snake Eye? Mi raccomando ragazzi, se volete supportare il canale passate per i link in descrizione. Fantasy ha messo un sacco di box Yu-Gi-Oh! In offerta, quindi dateci un'occhiata. Ma iniziamo subito con questa top 5 dei deck budget migliori di questo formato. Il primo deck di cui andiamo a parlare è Purrely. Purrely, una vecchia conoscenza che ormai è diventata budget, costa circa una novantina di euro l'engine in seguito alla ristampa confermata nella Raidi il 25 maggio, fine maggio comunque. Anche di extra, quello che ci costa e che è obbligatorio a prendere è Zeus, che costa 9 euro, e Anima, che costa 7 euro circa. DSP Tall Knight e il Typhoon possiamo fare tranquillamente a meno, il resto non costa assolutamente niente. E poi c'è la non engine, che comunque costa pochissimo adesso grazie alle ristampe nella prima rarity. E voi mi direte, ma The Game pure è ingiocabile, c'è Snake Eye, Farking 80% of cut e ti tutorano Kurikara. In teoria è vero, ma in pratica quante liste, per esempio, che hanno fatto top nel YCS Las Vegas giocavano Kurikara tra main o side? Io ne ho viste due su circa 40 Snake Eye Fire King, appunto perché questo deck non è rispettato. E meno è rispettato e più è forte. Tra l'altro, le entrap più giocate, per carità, sono Veler in perma, anche Ghostborn si sta vedendo. Tutte entrap possiamo counterare se partiamo di terreno, per esempio. Droll ci può far male, in alcuni spot, lo ammetto, però ci sono anche tante entrap che non ci fanno praticamente niente, come Nibiru, come la Ghost Bell praticamente, e non si gioca più di Dedicrow. Non c'è un Dedicrow in giro, si preferiscono i Bestial se ci serve un effetto alla Dedicrow, perché è più forte contro Snake Eye Farking, è più forte contro Branded. Quindi tutti i fattori che contribuiscono a rendere questo deck molto pericoloso. La terreno tra l'altro è straforte sia in first che in second contro Snake Eye Farking. Possiamo giocare anche roba un po' esotica ai side, come non decide, possiamo mettere il nostro main magari, come la capra nera che ride, che è forte sia da settare che da scartare, come Mudora. Possiamo giocare Shifter senza problemi, possiamo giocare un Engine Shadow con Shadow Fusion per forzare le board, e possiamo giocare Floodgate come Summon Limit, che appena non ci servono più li possiamo togliere con la nostra Purrely Pretty Memory appiccicato un Exise, che ce lo stacchiamo e prendiamo a roba l'avversario. Insomma, un deck forte, pericoloso, stra budget, che probabilmente non verrà ittato nella prossima ballist, perché ragazzi, arrivano i reprint a Raid, quindi non c'è senso che lo hitta. Assolutamente da considerare. Al quarto posto vi metto Raid Raptor, un deck di cui so davvero poco, e probabilmente questa è la sua forza più grande. A livello di costi ci costa 13-14 euro a copia Strangolanius, che è un 3x, 8 euro per l'Arsenal Falcon, il resto è tutto molto molto economico, e nessuno sa quello che fa. È un deck con poche one card combo, ma pieno di due card combo. Praticamente tutte le carte del deck, quasi tutte, sono extender, quindi è difficile comunque bricchiate. Avete abbastanza posto per non engine alla fine, soffrite droll, però le altre entrap ve le gestite bene, sia per il fatto che comunque avete tanti extenders, anche però perché la gente non sa dove fare le entrap, perché questo deck è poco conosciuto. Tra l'altro i nomi delle carte non vi aiutano, perché avete la metà delle carte si chiamano Lanius, quindi avete qua Tributo Lanius, Fazzi Lanius, Noir Lanius, Strangle Lanius. Cioè raga, la gente dice vai, fai imperma su Lanius, porco dinci, ce ne stanno 46 dei Lanius, sono tutti uguali, li odio. Che fate? Fate torri giganti immune agli effetti delle carte. Tra l'altro, se la fate qua rank up, mi sembra può arrivare a 5-3 questa. E quando entra questa farà i ciechi di tutte le carte dell'avversario, e fanno anche in base all'attacco ai mostri che ha distrutto. Ci abbiamo quest'altra un pochino più piccolina, riuscita a fare una torre comunque anche in meno di 5 summon. E niente, fa questo. Il problema di questo deck è che go in second magari fatichi un pochino di più. Tra l'altro, Raging Phoenix, a combo Raging Phoenix con la Bromidan, con il Zelantis, Regin Phoenix entra, che può diventare un 5008, quindi riesce a picchiare sopra l'attacco massimo che possiamo far avere alla torre. Quindi questo magari è un problema, però avete comunque un buon follow up. Alcuni matchup tirate giù la torre, è finita la partita perché non c'hanno l'out. Quindi è un deck che perlomeno secondo me andava menzionato. Prima di passare al podio ragazzi, vi ricordo che il 16 marzo sarò alla Casa dei Giochi Milano. C'è un torneo organizzato da Fantasia di Disney Lorcana, quindi se giocate a Lorcana iscrivetevi, oppure anche
solo se volete passare a salutarmi o vendere le vostre carte Yu-Gi-Oh! Magic, quello che vi pare. C'è lo stand di Fantasia, quindi venite, 16 marzo mi trovate lì. Ma adesso passiamo alla top 3 dei deck budget migliori di questo formato. In terza posizione, un deck che ha fatto parlare parecchio di sé, che è Yubel. Deck non economicissimo in realtà, era economico se prendevamo le carte al prezzo giusto. Ci costa Dark Beckoning Mist circa 6 euro a copia, Yubel 6 euro, questo 3 euro. Però il main deck in realtà non è troppo costoso. Nell'est andiamo a pagare un pochino in più, c'è cioè Garura a 10 euro, le fusioni Yubel 15 euro a copia, Typhoon ne possiamo fare a meno. Però la roba Unchained ci serve, quindi sia Yama che solo Average purtroppo sono 15, 20, 25 euro per Yama. E SP Little Knight qui è più importante rispetto ad altri deck. Possiamo cavarcela giocando magari anche un Nightmare Unicorn al posto di SP Little Knight, però SP ovviamente meglio. Questo deck innanzitutto può giocare Shifter, che è veramente veramente carina come roba. Puoi giocare l'Engine Unchained, hai delle carte di cui l'avversario non sa gli effetti, quindi stesso vantaggio che ha Red Raptor, Spirito Yubel che entra a caso nella battle phase quando ti picchiano, c'hai la continua che forza l'avversario ad attaccare, Mari si OTK da solo per sbaglio, se questo viene distrutto evoca Yubel, in un momento in cui ci sono pochi negate, carte che hanno effetti strani come questo, che procca quando vengono distrutti eccetera, possono fare davvero la differenza perché l'avversario non sa quello che fanno. Tra l'altro ha dei supporti in arrivo veramente forti, il Nightmare Throne e anche l'Infernal Grave Squirmer e un'altra fusione Yubel che hanno annunciato da poco, che deve forse ancora uscire in OCG tra l'altro, che si evoca un po' alla Stralaud gratis rimischiando i materiali al cimitero, che sarà un negate, quindi un po' per il potenziale futuro. Magari possiamo aspettare un pochino che cali l'hype Yubel al momento perché non è così forte. Però è un deck comunque che è poco conosciuto, che fa cose strane. Super Poli è una carta, quindi assolutamente si merita almeno la terza posizione. Branded Despia è il secondo deck di questa lista. Probabilmente il meno economico abbiamo visto fino adesso, ma anche il più competitivo. L'unico deck che non gioca SP Little Knight. Ci sono le carte che costicchiano purtroppo, quindi abbiamo per esempio Quem 35, una quindicina per Lubellion. Abbiamo anche questo sempre Maximus sui 6-8 euro. Insomma, ci sono carte un pochino che costicchiano. Soprattutto nell'extra deck, perché abbiamo Albion e Sanctifier 15, 10, 15, 20, anche un pochino di più. E altri 8-9 euro, forse una decina anche sul Rimbrum. Quindi costicchia sì, però è praticamente full power. Soffre Ash. Sì, soffre Ash. Si giocano comunque pochi Bestial. Abbiamo tanti strumenti forti come Fallen of Albatz, che su Mascherena è molto molto forte. Branded Opening che ci aiuta a proteggere i nostri fusioni alle istruzioni. Abbiamo Win Conditional Tempo che è Masquerade, che è davvero davvero enorme. Possiamo giocare per evitare di perdere Dash il pacchetto Trust con Fusion Duplication. Queste purtroppo un playset ci costa un centinaio d'euro, però se ne può fare a meno giocando altri extender come Nadir Servant senza problemi. Possiamo giocare più Warbreaker, possiamo giocare Lure of Darkness se vogliamo, o Legend Imp Chain se vogliamo giocare un engine un pochino più grosso. Si può giocare tranquillamente a 50 carte questo deck, e possiamo giocare anche carte stupidine come Mistaken Arrest. Quindi è un deck comunque molto molto forte, che ha un ottimo matchup contro Snake Eye e Snake Eye Fire King, quindi almeno si meritava lo spot in seconda posizione. Rischio di reprint ci sono, c'è tanta roba che è uscita in Chiach, tanta rova che è uscita in Photon Hypernova, e c'è magari un piccolo rischio in Ballist che tocchino il Sanctifier. Però se non viene toccato è probabilmente il deck con matchup più valido e che costa di meno contro Snake Eye e Snake Eye Fire King. Al primo posto, ragazzi, non potevo non mettere i piccioni. Flander, engine troppo economica, 20-30 euro per l'engine, quant'è? 20 euro per i Prosperity, 70 per le Trust se volete giocare. Sono forti, però potreste farne anche a meno di questa coppia di Trust. Potete giocare Shifter, l'extra deck ve lo dimenticate, ragazzi, sono solo target a bandire di Prosperity, non lo fate praticamente, non accede mai all'extra. È un deck, ragazzi, che se parte c'ha un grind game pazzesco, può mettere in loop Shifter più volte con il Raiza o la trappola dell'Arpia, quindi una volta che partito è difficilissimo fermare. Ha problemi con le entrap, sì, e anche un po' problemi di consistenza, perché comunque potrebbe briccare. Tra l'altro, se giocate questo deck aspettatevi un calo nelle vostre amicizie di circa un 50%, quindi avete 10 amici arrivate a 5.
Però, soffre Veler, Imperma, Ash Troll. La metà le risolvete con Shifter o con Spaccatura Dimensionale. Compensate anche col fatto che potete evitare eventuale entrap con la rapida e anche con la nuova rapida, tra l'altro. E in più ci sono tante entrap invece non soffrite, come la Ghost Mourner, come per esempio Nibiru. Non soffrite, tra l'altro, la Promethean Princess delle interruzioni di Farking e Snake Eye Farking, perché fate solo normal, quindi altre robe in meno di cui vi dovete preoccupare. E ci avete veramente tante carte che, se le pescate, avete vinto in automatico, come Spaccatura, Shifter, Trappola dell'Arpia, la Gravekeeper Inscription, che è un'ottima tech contro Snake Eye, Snake Eye Farking. Quindi, ragazzi, se io domani mi svegliassi, non ci avessi un soldo, non ci avessi nessuna carta Yu-Gi-Oh! E volessi un deck budget per competere, probabilmente questa sarebbe la mia scelta. Fatemi sapere, ragazzi, nei commenti cosa ne pensate di questa top 5. Mi raccomando, il 16 marzo passatemi a trovare la Casa dei Giochi di Milano e ci vediamo al prossimo video. Bye bye, guys. Thank you.